in giardino Raffaello e Luca scherzano, poi Tonon dice all'ex cronista: sembra come se tu mi conoscessi da 30 anni. La coppia formata da Raffaello Tonon e Luca Onestini è sempre più amata dai telespettatori del Grande Fratello VIP. I loro fan sono così entusiasti di questa amicizia che ormai si rivolgono a loro chiamandoli Onestoni, come se fossero una cosa sola. Il loro rapporto ha intrattenuto molti telespettatori e non solo, anche i concorrenti dentro la casa hanno spesso affermato di essere piacevolmente divertiti dai loro siparietti. Il legame di Luca e Raffaello sembra essere così forte che, spesso, sia l'uno che l'altro si sono lasciati andare in importanti dichiarazioni. Dalla promessa di rivedersi fuori alla consapevolezza di aver instaurato un rapporto capace di andare ben oltre l'esperienza del reality. Chiacchiere nel pomeriggio. Le parole di Raffaello Tonon per Luca Onestini, punto seduti in giardino Luca e Raffaello parlano del più e del meno quando, a un certo punto del pomeriggio, Tonon confida all'amico: sembra come se mi conoscessi da 30 anni. Una frase decisamente importante che, tra uno scherzo e l'altro, oggi non fa altro che confermare l'affetto che unisce i concorrenti del Grande Fratello VIP. Nonostante i due possano sembrare agli antipodi, molti sono i tratti caratteriali che li accomunano. Alla base di tutto però solo una cosa: la voglia di divertirsi e di non prendersi troppo sul serio. Raffaello Tonon vs Luca Onestini. Chi dei due sarà il finalista? Punto di domanda. Punto. Uno degli obiettivi degli Onestoni era quello di concludere insieme il percorso iniziato all'interno della casa del Grande Fratello. Dopo la puntata andata in onda lunedì scorso, tuttavia, solo uno dei due si aggiudicherà un posto in prima fila per la finale. Entrambi sono molto amati dal pubblico, e i risultati del televoto potrebbero non essere così scontati come molti pensano,